Ecco, io non vorrei che noi dimenticassimo tutto, perché le contraddizioni di cui ho parlato, le difficoltà del nostro Paese, non nascono col governo Renzi, non nascono con questo gruppo dirigente, ma hanno una radice storica. Questa Italia così complicata da gestire, così carica di difficoltà, di ansia e di paura, qualcuno ce l'ha consegnata, qualcuno l'ha governata per 30 anni e non è stato solo Berlusconi. E allora forse noi dobbiamo raccontarci la storia fino in fondo. Vedo che ieri Massimo D'Alema ha detto arrivano i riservisti, siamo pronti a scendere in campo. E io credo che a noi serve il contributo di tutti, per carità, però siamo un partito strano perché i riservisti, lo sapete, sono quelli che quando c'è una guerra vengono richiamati in servizio per dare una mano all'esercito, al loro paese. Noi siamo l'unico partito in cui i riservisti vengono richiamati in guerra e danno una mano all'esercito avversario, come è successo nella campagna referendaria. Allora, io che non mi rassegno a che questa sia la fisiologia dei rapporti tra di noi, penso che si debbano davvero mettere in campo tutte le forze, richiamare tutti a dare un contributo. Però mi piacerebbe che tutti avessimo un margine di onestà intellettuale superiore, a cominciare da chi parla. Nel senso che sicuramente noi abbiamo commesso degli sbagli, sicuramente abbiamo fatto degli errori, sicuramente avremmo potuto fare delle cose meglio. Ma sarebbe carino e quantomeno appunto intellettualmente onesto che chi in passato ha avuto più di un'occasione di cambiare questo Paese e non ci è riuscito, prima di alzare il ditino e criticare chi ci sta provando e chi sta provando a correggere anche i loro errori, almeno invece di rivendicare quanto fatto allora, spendesse 30 secondi per fare tre paroline di autocritica. Questo aiuterebbe a svolgere in modo più sereno il dibattito tra di noi e anche a capire. Cioè, i giovani non ci votano. Certo, i giovani non ci votano da qualche decennio, purtroppo, e c'è una ragione. Non ci votano perché Renzi è antipatico? Forse, perché io sono odioso? Forse. Io credo che ci sia qualcosa di più.